Il discorso di Nicola Zingaretti è condivisibile, secondo fonti parlamentari 5 Stelle. Poi, ovviamente, continuano, si guarderà quello che si farà concretamente. In attesa di salire al Colle alle 19, il Movimento incassa il via libera sull'indicazione del Premier e sottolinea l'accordo trovato temi e programmi, dopo la riunione di questa mattina a Montecitorio tra le due delegazioni. Resta il dubbio sulla squadra, in particolare sul ruolo di Luigi Di Maio, non più sul Viminale ma sulla poltrona da vice premier. I 5 Stelle confermano per il momento la linea sostenuta da giorni. Al massimo è quel che circola nei palazzi, se non ci saranno due vice di Conte potrebbe non essercene nessuno. I vertici appaiono compatti in difesa del capo politico. Chi attacca Di Maio attacca i 5 Stelle, dicono in coro. Proseguono però i malumori sulla scelta di far votare la base sull'intesa con il PD sulla piattaforma Rousseau, soprattutto sul farlo dopo che il capo dello Stato avrà già affidato l'incarico al nuovo Premier. Il percorso su quando farlo è stato condiviso con gli organi istituzionali, compreso il Presidente Conte, che era consapevole della necessità di fare il voto, e abbiamo assieme deciso quando farlo. Sul blog delle Stelle intanto proseguono le voci critiche all'accordo con i Dem.